Ma le forze che siano in grado di organizzare una mobilitazione non effimera non le vedo ancora, anche perché quelle piccole formazioni politiche che cercano di far sentire la propria voce non hanno forze a sufficienza e il cosiddetto Partito Democratico non ha nessuna voglia di accollarsi questa iniziativa, anzi sembra il più oltranzista nello schieramento attuale. Vediamo lampeggiare buonsenso, non so, nelle 5 Stelle, nella Lega, in Forza Italia, ma non nel PD. Non so perché, loro si sono talmente identificati col Partito Democratico americano da perdere un po' l'orientamento, voglio usare un eufemismo, perdere Più l'orientamento. atlantici degli Stati Uniti stessi, sembra. Fuori tempo massimo, mentre ormai diciamo, la critica all'oltranzismo atlantico è diventata senso comune nei principali paesi d'Europa, anche per una ragione di elementare difesa della propria sopravvivenza. Questo si può spiegare soltanto con un fenomeno, che cioè i neoconvertiti sono i più oltranzisti e quindi è una malattia Come giovanile. se si debbano accreditare, come dire, tra come se un peccato Ostentare una fede che non hanno mai avuto, non lo so, ecco, questo, o ha un bisogno di avere un paese guida, anche questo, no? In passato c'era un paese guida, adesso ce n'è un altro, purché ce ne sia uno. Ecco, tutto questo è infantile, purtroppo, è infantile ed è giocato sulla nostra sicurezza, questa è la cosa più grave.